10 gennaio 1944. A Verona, nella neocostituita Repubblica Sociale Italiana, si conclude il processo che vede alla sbarra sei membri del Gran Consiglio del Fascismo, che nella seduta del 25 luglio 1943 avevano sfiduciato Benito Mussolini dalla carica di Presidente del Consiglio, votando l'ordine del giorno presentato da Dino Grandi. Tra gli imputati, Galeazzo Ciano, genero del Duce. Per tutti l'accusa è quella di tradimento. Benito Mussolini, dopo il Gran Consiglio del 25 luglio, aveva presentato le dimissioni al re Vittorio Emanuele III, che lo fa arrestare. Viene liberato dai paracadutisti tedeschi il 12 settembre 1943, mentre si trova in prigione sul Gran Sasso e portato in Germania. Su volontà di Hitler viene creata la Repubblica Sociale Italiana, guidata da Benito Mussolini. Il nuovo Stato fascista repubblicano esercita la propria sovranità sulle zone del nord Italia occupate dai tedeschi. Su pressione di Hitler e Goebbels, ma anche su richiesta dei fascisti più estremisti, il processo a coloro che vengono considerati i traditori del 25 luglio viene chiesto a gran voce a Mussolini. Vengono così arrestati Galeazzo Ciano, portato al carcere degli Scalzi a Verona, Giovanni Marinelli, Carlo Pareschi, Luciano Gottardi e Tullio Cianetti, rinchiusi nel carcere di Padova. Solamente Emilio De Bono, a causa dell'età avanzata, viene trasferito a Verona all'inizio della prima udienza. L'8 gennaio 1944 si apre il processo e due giorni dopo, il 10 gennaio, vengono emesse le condanne. Pena di morte tramite fucilazione, tranne per Cianetti, condannato a 30 anni. Nella fredda mattina dell'11 gennaio 1944, al poligono di tiro di Forte San Procolo, un plotone di 30 militi fascisti dà esecuzione alle condanne.